anima mia, magnifica il Signore. Magnifica. Ed il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Magnifica. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne! E benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati. Ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi. Poi tornò a casa sua. Sorelle carissime, buongiorno. Siamo giunti al termine di maggio, mese dedicato alla Vergine Maria, in cui abbiamo cercato di offrirle i nostri piccoli fioretti. Oggi abbiamo la gioia di celebrare la festa della Visitazione di Maria ad Elisabetta, sua cugina, come a me piace chiamarla, la festa del Magnificat. La liturgia ci propone questo splendido brano evangelico che ci presenta le due madri impossibili, una avanzata in età, detta da tutti sterile, l'altra vergine e quindi umanamente impossibile. Ma ancora nel brano ci vengono presentati due elementi della spiritualità della Vergine di Nazareth: la sua attenzione verso il prossimo e la riconoscenza della grandezza operata dal Signore nella sua vita. Maria è la donna del primo passo. Il Vangelo ci dice che subito dopo l'annuncio dell'angelo, la Vergine parte da Nazareth per un lungo viaggio per incontrare sua cugina Elisabetta. Viaggio che non avviene per semplice curiosità, ma affinché potesse assisterla negli ultimi mesi di questa prodigiosa gravidanza in età avanzata. Ci dice il brano che rimase con lei circa 3 mesi. Questo elemento ci aiuta a comprendere quanto la Vergine Santa sia sempre attenta ai bisogni e alle necessità del prossimo e quindi anche alle nostre. Quello che avviene appena giunta nella casa di Elisabetta è un qualcosa di unico. Il piccolo Giovanni Battista sussulta nel grembo della madre, riconoscendo nel figlio del grembo di Maria il Cristo Salvatore. Le due cugine allora si rallegrano del Signore. Da un lato Elisabetta, che riconosce in Maria la benedetta tra tutte le donne, e dall'altro lato Maria, che esplode in un canto di gioia per le meraviglie compiute dal Signore nella sua umile vita. Il cantico del Magnificat, oserei dire, è l'essenza della teologia della Vergine Santa. Quante volte nella nostra vita ci siamo soffermati sulle parole di questo magnifico cantico? Il servo di Dio, il vescovo Don Tonino Bello, in uno dei suoi scritti scrive così: «Maria nel Magnificat dice: l'anima mia esulta.
Esultare viene proprio da ex e saltare, e quindi da danzare. Maria è una donna che conosce la danza, perché ha avuto nella sua vita i fremiti, le passioni, l'audacia, l'umanità di ogni donna. Anche noi, come Maria, siamo chiamati ad essere portatori di Cristo per le strade del mondo, annunciando la sua parola e la bellezza dell'incontro con Lui. Cerchiamo in questa giornata di poter ritagliarci uno spazio di preghiera per poter comporre anche noi il nostro Magnifica, vedendo nella nostra vita quanto il Signore ha operato e continuerà ancora a compiere per tutti noi. Una buona e santa giornata.